Ciao, io mi chiamo Sidney e benvenuto sul mio canale in cui ti parlo di lingue, luoghi e persone e in particolare sulla mia rubrica russaliana, Appunti russi di un'italiana, in cui ti racconto della mia vita quotidiana. Ho studiato lingue e letterature straniere all'università, in particolare inglese e russo. Sono attrice di teatro, faccio cose, vedo gente, mi interesso e da 12 anni vivo a Mosca. È successa una cosa nell'ultima settimana, della quale io, se sei iscritto a questo canale, se non sei iscritto a proposito, potresti iscriverti se questo canale ti interessa, ti devo parlare. Perché immagino che chi è iscritto a questo canale voglia sapere che cosa è successo. Era uscito un video sulla Crimea che io ho dovuto cancellare. Mo' uno penserà, oddio, ma che le è successo? Ha cancellato il video, chi l'ha censurata? L'ha censurata YouTube, l'ha censurata VP. Lo chiamiamo così, l'ha censurata, non so che cavolo sarà successo. Il video, in realtà, a mio avviso, non parlava niente di strano. Era un video che raccontava di una mia vacanza in Crimea del 2018, fatta sì dopo l'annessione della Crimea, sulla quale possiamo discutere quanto volete, ma l'obiettivo del mio video non era esclusivamente discutere dell'annessione. Ma era mostrare la prospettiva di alcune persone che io ho conosciuto che ci vivono e il video era comunque stato fatto in tempi non sospetti perché la guerra in Ucraina non era ancora ufficialmente cominciata. In questo video, oltre a raccontare della vacanza in Crimea, io mostravo interviste prese da queste persone, presso le quali ero stata ospite nel 2018. Lo devo precisare per correttezza, io non avevo avuto un consenso scritto da queste persone, però le interviste erano abbastanza lunghe, cioè si trattava di un video di circa 20 minuti. Tra l'altro, io le interviste le avevo saggiamente e minuziosamente tagliate proprio per evitare di mettere in difficoltà queste persone. Il consenso verbale per avere queste interviste c'era stato perché non mi riesco ad immaginare come io potessi filmare con una videocamera persone che mi raccontano di come avessero votato a favore dell'annessione della Crimea o di come avessero deciso di vivere in Crimea. Non mi riesco a immaginare come io avrei potuto fare un'intervista di circa 40 minuti su videocamera senza avere il consenso, cioè queste persone mentre parlavano sapevano di essere intervistate, la telecamera non era nascosta da nessuna parte. Finora, nella mia esperienza di YouTuber, che paroloni, non avevo mai, mai, mai avuto bisogno di un consenso scritto per riportare cose che mi erano state raccontate da persone in forma scritta o per fare dei video. Non ho ricevuto un consenso scritto per far parlare la mia amica nel video sull'Armenia né per far parlare gli altri couchsurfer con i quali ho parlato quando sono stata in Transiberiana. Evidentemente questo è un segnale del fatto che quello che faccio comincia ad avere un'aria un po' più seria e quindi dovrò d'ora in avanti chiedere un consenso scritto, perché quello che è successo è stato che sì, sono passati 6 anni da allora, sì, io all'epoca per vari motivi che ora non sto a spiegare ho tralasciato questo tipo di attività e lo sto riprendendo soltanto adesso. In realtà io magari avrei dovuto richiedere nuovamente il consenso. Mi è difficile spiegare perché non abbia pensato di farlo, ma mi sia buttata a recuperare materiale che ho trovato nei miei vecchi hard disk, anche data la situazione, perché in realtà sì, c'è una guerra in questo momento tra la Russia e l'Ucraina, lo sappiamo tutti. Quello che è successo è stato che dopo aver pubblicato questo video, queste persone l'hanno visto, vabbè, io l'avrei comunque avvisata che era uscito perché era tanto tempo che io volevo fare questo video, ancora da prima della guerra, e mi hanno chiesto di rimuoverlo. Io l'ho interpretata come una reazione di paura perché mi è stato detto che questa cosa può danneggiarci per i progetti che stiamo facendo in questo momento e si tratta di progetti relativi a un probabile trasferimento temporaneo in Europa, ad altri viaggi e cose così. E poi quando io ho detto che
si trattava di paure, mi è stato detto che non si tratta di paure, ma di buon senso, in quanto in questo momento storico, se si vuole fare qualche cosa nella vita, se si vuole continuare a fare progetti, bisogna avere il buon senso di tacere su alcune cose. Io ovviamente non ho discusso e non intendo mettere in discussione questa richiesta, perché comunque mi rendo conto, io voglio raccontare i fatti e le storie umane, no? Da una prospettiva umana, e quindi devo rispettare questa prospettiva umana in questo momento, per cui queste persone non desiderano apparire. Questo avvenimento mi ha comunque spinto a fare delle riflessioni, non solo su come io d'ora in avanti dovrei gestire le mie interviste, i miei video, le mie idee creative, ma anche sul fatto che ci troviamo in un'era di paura. Nonostante mi dicano che non si tratta di paura, ma si tratta di buon senso, mi rendo conto che negli ultimi anni per me personalmente sta diventando molto difficile distinguere, anche per quello che riguarda la mia vita personale, le mie scelte personali, dove finisce la paura, dove comincia il buonsenso e quando il buonsenso è soltanto un eufemismo per non dire paura. La paura è un bel modo di controllare le persone. Mi sono trovata a riflettere che si può dire no, adesso non è il momento di parlare di Crimea. Tra l'altro, il mio intento era di parlare di Crimea, come lo è di parlare anche di Russia, come di un paese come un altro, quindi cercando di togliere ai posti quell'aura che li circonda e che gli viene data dall'informazione mainstream, dalla politica, no? E cercare di toglierli da quell'aura e di riumanizzarli. Io non credo che possiamo metterci qui con le mani in mano, aspettare che finisca questo brutto periodo. E quando questo brutto periodo sarà finito, ok, adesso potremo parlare. Perché è possibile che questo periodo brutto non finisca finché siamo vivi? E perché se finisce, quando finirà, se noi avremo taciuto, sarà finito nel nostro silenzio. E quindi tutto quello che potremo riumanizzare in seguito, probabilmente sarà già stato disumanizzato. E probabilmente sarà ancora più difficile, probabilmente a quel punto sarà ovvio che dobbiamo stare zitti. Un'altra riflessione che io ho fatto in questi giorni sulla paura è che spesso quando io parlo di Russia, no, mi sento dire da persone: ma tu non hai paura di dire delle cose? A parte che io in realtà già così, io non è che dico tutto quello che penso, io so che ci sono dei rischi oggettivi nel dire determinate cose, nel prendere posizione su determinate cose, e volutamente io determinate mie opinioni non le condivido, non desidero condividerle e ritengo di non essere obbligata a condividerle con il pubblico, grande o piccolo che sia. Sono fatti miei e sono fatti vostri anche. Quello che volete esprimere, quello che no. La libertà di opinione, la libertà di espressione non significa che io devo dire tutto, significa anche che io posso scegliere cosa dire o no a seconda di che cosa mi conviene. Però ho riflettuto comunque sul fatto che queste paure o questo buon senso riflettono una censura che non è una censura che viene soltanto dall'alto, ma è una censura che io vedo spesso nel mondo che mi circonda quotidianamente, è una censura che viene dal basso. Ed è una cosa che veramente a volte mi fa più paura della censura che potrebbe venire dall'alto, perché la censura che può venire dall'alto te l'aspetti. Sapere che la censura può venire dal basso significa sapere che tutti ci lamentiamo che qualcosa non va, ma contemporaneamente noi stessi che ci lamentiamo siamo d'accordo e creiamo le condizioni per giustificare la censura che viene dall'alto e soprattutto creiamo le condizioni perché il sistema rimanga sempre lo stesso. Ed è questo uno dei paradossi, probabilmente non soltanto della Russia, ma probabilmente più in generale del mondo in cui viviamo in questo momento. L'impressione che io ho è che se non viene qualcuno dall'alto a puntarti una pistola alla tempia e a dirti devi fare in un certo modo, ci viene il tuo vicino di casa.
Questa cosa è rischiosa e in questo momento io ci tengo a precisare che in realtà potrebbe sembrare che sto parlando solo della Russia, ma non sto parlando solo della Russia, sto parlando del mondo in cui viviamo in generale. Io ho avuto l'impressione che cominciasse a rinforzarsi questo atteggiamento di isteria collettiva già con il Covid. Mi rendo conto che queste persone che mi hanno chiesto di rimuovere il video hanno dei motivi validi, dei motivi seri per temere che quello che ho pubblicato potesse andare ad incidere sulla loro vita quotidiana adesso. Io, nonostante riconosca il fatto di non aver avuto un consenso scritto e di non aver riconcordato con loro questo video, quindi questo ho torto io, la mia opinione personale è che io non penso che queste persone in questo dato momento rischiassero veramente qualcosa per un video che è uscito sul mio canale, che tra l'altro al momento non è che chissà che. Voglio dire che sulla scia anche di tutte queste riflessioni, riflessione numero 3, anche io a questo punto, no, rischio a tenere questo blog, ma non perché parlo della Russia, secondo me, perché se mi trovassi in Italia in questo momento probabilmente mi verrebbe voglia di raccontare delle cose sull'Italia, cioè, non so, quando c'è stato il Covid io in diverse fasi della pandemia ho espresso diverse opinioni, ho anche cambiato idea diverse volte, va bene, ma io sono stata data addosso in una maniera infame da persone che sembrano le prime sempre a difendere la libertà di parola, cosa, libertà di espressione. Ho riflettuto io e vorrei che rifletteste anche voi. Riflettiamo, ragazzi, su questa cosa. Secondo me bisogna riflettere. Il video non c'è più, nel senso che c'è, io ce l'ho e lo posso far vedere a qualcuno in privato, ma in pubblico non lo posso mostrare. E se non l'avete ancora fatto, se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale perché probabilmente ci saranno altri video che umanizzano i posti, le lingue, le culture che secondo me spesso vengono disumanizzate. Ciao.